Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo ai piedi della Marmolada e ai piedi del Piz Boé, che è alle mie spalle. Oggi girettino tranquillo, in quanto sono stata un po' infortunata, possiamo dire così. Ho avuto dei problemi alle ginocchia nelle scorse settimane e quindi mi sono un po' assentata. È andata un po' così quest'estate, dai. Non è andata come sognavo, ecco. E oggi abbiamo deciso di muoverci lo stesso, di fare un girettino tranquillo. Oggi andremo a percorrere la famosa Via del Pan, che si trova proprio davanti alla Marmolada, in un ambiente unico e spettacolare. Questa via è super mega famosa, anche perché è facile, adatta anche a famiglie. E vediamo un attimino come va, perché sono un po' reduce anche da malesseri del mio umore dovuti appunto a questi piccoli problemini. Però dai, oggi ci testiamo e speriamo vada tutto bene. Oggi è giornata merenderos anche per noi, ogni tanto ci sta, soprattutto dopo questi ultimi episodi miei. Abbiamo un pochino mollato, non so, forse dovuto a un po' di stress di quest'estate, la mia mente e il mio corpo ne hanno risentita. Si abbassa la cresta. Esatto, ne hanno risentito. E quindi niente, dai, oggi veramente giornatina tranquilla, siamo quasi arrivati a rifugio, non mi sembra vero. Vabbè, però la vista comunque merita, qui è stupendo e niente, ce la prendiamo con calma, adesso anche mangiamo qualcosa. Perché tanto, abbiamo fatto tanta fatica. Fa veramente tanto male vedere il ghiacciaio della Marmolada ormai ridotto così e soprattutto vedere il pezzo di ghiacciaio che si è staccato l'anno scorso. E noi eravamo su 2 settimane prima, lo stesso giorno era su il mio amico Diego e altra gente che conosciamo. Boh, fa sempre un certo effetto comunque vedere posti che hai frequentato, posti che hai toccato, e vederli comunque con una ferita così profonda fa male, fa pensare e non doveva andare così, soprattutto per le vittime e i loro familiari. Il mio pensiero va sempre a loro quando mi ritrovo qua, ormai credo sono quelle ferite che comunque ricordi, anche se fortunatamente non abbiamo vissuto in prima persona. E niente, volevo rivolgere il mio pensiero alle famiglie, a chi non c'è più, insomma.
Salutiamo la Marmolada e ci dirigiamo verso nord, prendendo il sentiero 680, che è questo qui, che scende inizialmente lungo la pista da sci, però poi dovrebbe riportarsi sul sentiero. Abbiamo chiuso questo giro con un giro ad anello. Il rientro non è stato proprio bellissimo, in quanto siamo passati appunto sotto alle funivie, abbiamo percorso un sentierino che non era niente di che. Adesso stiamo risalendo al Passo Pordoi e anche qua abbiamo la strada a pochi metri da noi, quindi sì, non è sicuramente il nostro ambiente preferito, però nel complesso è stato un giretto molto facile e perfetto per la situazione in cui mi trovo io. Lo consiglio assolutamente anche a chi non è così tanto allenato, anche se sono 15 km. Il dislivello non è eccessivo perché sono circa 600 metri di dislivello nel giro completo. Speriamo nelle prossime volte di organizzare qualcosa di più interessante, perché questo vorrebbe dire insomma stare un pochino meglio con queste ginocchia, ma oggi non, ginocchia 1 sarà 0, oggi non è andata benissimo, dai, speriamo bene. E in caso se il weekend successivo non vedrete me, vedrete solo Nico, vuol dire che io vi ho abbandonato e ritornerò prestissimo, dai, no, speriamo bene, io non voglio abbandonare la mia montagna perché è l'unica cosa che mi dà così tanta energia e così tanta carica, e niente, mi fa star male ovviamente non essere al 100%, però nella vita bisogna accettare anche questi momenti di down. E quindi niente, io vi saluto, vi do appuntamento quindi alla prossima e un bacione a tutti, ciao!